Amici del Club Salernitana, buon pomeriggio Gerardo Giannatasio e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è inutile che vi dico qualcosa perché vi sto per chiedere, indovinate un po'? Scusa, perché, cioè, raga, non ho fatto quasi, sto facendo proprio pochissimo i video. Allora, l'ultimo video che ho fatto sarà, non lo so, prepartita di forse Cagliari-Salernitana. Allora, il match Cagliari-Salernitana è finito con il risultato di 0 a 0. Non è stato un bellissimo match, però si è concluso con lo 0 a 0. Poi c'è stata Salernitana Alessandria che si è finita con 1 a 1. Allora, per Alessandria ha segnato, se non mi sbaglio, al 63esimo, scusate, Valfiani, cioè Valeri, scusate, invece al ecco, se non mi sbaglio, anche qui non mi ricordo bene, comunque ha segnato Pagano, che poi alla fine ha avuto 8,7 in pagella, 8,7, bel voto. Vabbè, comunque saluto Romina che mi ha detto che non la dovevo salutare. Comunque, ciao Romina, ti saluto, vabbè, è anche Oreste e Romeo, ciao Rega, spero che ci rincontriamo perché alla fine ora non ci vediamo da tempo, anche se stiamo andando alla stessa scuola. Vabbè, comunque vi saluto a tutti e tre. E va bene. E quindi poi la terza partita e anche l'ultima che abbiamo fatto è stata Crotone-Salernitana, che è finita con il risultato di 1 a 1 purtroppo. Allora, per il Crotone ha segnato Stonain al minuto 43, mentre invece per la Salernitana ha segnato Rossi, quindi ha segnato Rossi per la Salernitana, ha segnato Luigi Rossi su assist, cioè su assist di nessuno perché ha segnato su una ribattuta di Farali, portiere del Crotone, sul tiro di Manuel Cavallo. Va bene, allora voglio fare ecco le pagelle di questo match. Allora partiamo, la Salernitana giocava con il 3-5-2, così come ha giocato anche per la scorsa partita contro l'Alessandria. Va bene, allora sentiamo le pagelle, restate con noi perché dopo ci sarà anche il prepartita. Basta. Allora, la Salernitana, come già stavo dicendo prima, giocava con il 3-5-2. Allora, in porta c'era Manuel che ha avuto 8,5. Va bene. E poi in difesa migliore che invece ha avuto 8,3. Padula de Oliveira che invece ha avuto 8, cioè ha avuto 8, scusate. Poi infine c'era come ultimo difensore Rossi che ha segnato e ha avuto come di Giovan Battista, anzi no, ha avuto 8,6. In centrocampo c'era De Divisis. De Divisis che ha avuto 8,3. Sì, 8,3. Invece come un altro centrocampista c'è la Vicinanza che però questa volta ha avuto 7,9. 9, ti do 7,9, ero indeciso fra l'8 e il 7,9, però ti ho messo 7,9. Tutto a posto, non è cambiato niente. In centrocampo c'era Falaguerra. Falaguerra come De Divisis gli voglio mettere, anzi no, lui 8,2. Voglio premiare Lorenzo come mio centrocampista della partita. La Salernitana ha giocato molto bene, soprattutto in centrocampo, e questo, ha giocato molto bene in centrocampo. Come due ali c'erano Juric e Manuel Cavallo. Allora, Juric ha 8,3.
che si merita questo voto. Mentre invece abbiamo Manuel Cavallo che si fa prendere come Luigi Rossi l'8,6. In attacco c'erano Pagano e Roberto. Allora, a Roberto gli voglio dare un 7,8. Non ha giocato una bella partita e quindi gli do un 7,8. Come altro attaccante, anche ultimo, c'era Oreste Pagano. Allora, Oreste gli ho dato perché come migliore in campo 8,8. Ah, affermato. Questo è un bel voto, eh? È un bel voto. Calmi, calmi. Vi ho salutato pure, quindi sono un po' giustificato. Ma giusto poco, 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 poco. Poco così, eh? Vabbè, a parte gli scherzi, Pagano 8,8, migliore in campo. E poi è entrato Bassi che ha avuto 8,2. Bassi comunque è subentrato subito, ha cercato di fare del bene e ha comunque fatto due tiri che però ecco, è entrato negli ultimi 12 minuti e quindi non è riuscito forse a segnare quello che se forse era titolare al posto di Roberto poteva fare, cioè poteva segnare. Vabbè, raga, e questa è finita, sono finite ora il riquadro delle ecco, pagelle della scorsa partita. E ora però faremo, visto che mi scorderò, il prepartita di ora non mi viene. Ah sì, Salernitana Milan. Vabbè, la Salernitana non lo sapevo, dovevo ricordarmi la squadra perché cioè mica so tutto il calendario a memoria. Il Milan. Quindi la partita, oltre al dopo partita delle altre cose, vabbè, cioè delle altre squadre come Salernitana e per esempio Cagliari e Salernitana, Crotone Salernitana, Salernitana Alessandria, cioè ci sono state due partite che non ho potuto fare né prepartite né niente, io vi chiedo assolutamente scusa, 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 scusatemi, scusatemi. Allora, ora partiremo con le pagelle, restate con noi, cioè con il prepartita di Salernitana versus Milan. Se ci fate caso sono rosso, nero, ma io sono solo granata, no, neanche rosso, questo è il mio vero colore, è il granata. Scusate se ho fatto un momento il cretino. Allora, raga, stavo dicendo, la partita si svolgerà. Allora, probabilmente le probabili formazioni saranno con la Salernitana che giocherebbe, cioè che ripartirebbe dal buon 3-5-2, probabilmente. Allora, raga, ho perso il discorso, quindi stavo dicendo, forse la Salernitana giocherà con il 3-5-2, perché ho stoppato un momento, dovevo fare un momento una cosa, non ho chiesto una cosa, infatti taglierò un pochino il video, un pochino, pochino, pochino. Comunque, raga, vi stavo dicendo, la Salernitana giocherà probabilmente di nuovo con il 3-5-2. Allora probabilmente Di Giovan Battista reagirà quasi sicuramente fra i pali. In difesa ci sarà Luigi Rossi migliore e ci sarà un ballottaggio fra Camigio, Santanello e Padula de Oliveira, che potrebbe anche essere forse lui il confermato della partita, però comunque ci sono sempre attenzione, cioè sempre a Camigio e a Santanello che ecco, potrebbe ritornare titolare dopo quasi un mese di panchina e un po' anche di tribuna. In centrocampo reagirà quasi sicuramente che si è preso già il posto Lorenzo De Divisis. In centrocampo ci sarà Franco Vicinanza quasi sicuramente e come altro centrocampista ci sarà quasi sicuramente anche Stuchel. Scusate, faccio solo un cretino.
come duale potrebbero reagire Juric e solito Manuel Cavallo. In attacco la situazione potrebbe cambiare con Pagano e ci sarebbe un ballottaggio fra Bassi e Giannattasio. Quindi scusate, stavo dicendo che ci sarà un ballottaggio fra Bassi e Giannattasio, che sono io. Salentana però potrebbe giocare anche con un altro modulo, per esempio il 4-4-2 con in porta Gian Battista. In difesa ci sarebbe la coppia migliore, ecco, migliore il ballottaggio fra Padula di Oliveira e Santanello e Caviglio. Cioè, con Terzino Luigi Rossi e Padula e scusate, Senatore. E invece in centrocampo con De Divisis, Vicinanza e Falaguera, il solito trio, e poi al posto di ecco, Manuel Cavallo ci sarebbe Juric a fare l'unica ala sinistra, e invece in attacco i soliti, cioè la coppia Pagano e ecco. Ci sarà il ballottaggio tra Giannattasio e Bassi, i due che dovevano stare proprio loro due in attacco. Invece no, probabilmente potrebbe addirittura starci proprio uno fra Bassi e Giannattasio, ma comunque un'altra formazione, cioè l'unico possibile 5-2, l'unica soluzione potrebbe essere il 4-4-2, che però con Senatore, però con ala sinistra Pagano, che potrebbe ritornare a fare la ala sinistra, e con l'attacco Giannattasio Bassi, l'attacco più richiesto dai tifosi, come per esempio quello di per esempio Giannattasio Bassi o Giannattasio, cioè oppure Bassi Pagano. Sono gli attacchi, ecco, vogliono di più i tifosi, che però senza un Roberto, che comunque da contro l'Alessandria fino ora contro il Crotone ha giocato bene delle due partite. Cioè, contro l'Alessandria ha giocato una partita e ha dimostrato di voler fare il titolare qui a Salerno. Per un'altra partita, come ora contro il Crotone, ha giocato senza voglia, senza grinta, senza lottare come vogliono probabilmente i tifosi Granata. Beh, raga, allora questo video si conclude qui. Vi volevo dire che potrei verso gennaio fare un video del mercato della Salernitana, cioè tutto quello che succede fra budget, cose, tutto quanto, ragazzi, e potrei farvi un video al giorno. Però questo non ve lo prometto, cioè è vero, io non prometto mai niente, perché chi ne so, succede qualcosa, il tablet, quello, quella, catastrofe. Va bene, comunque, a parte gli scherzi, veramente dovrei fare questo video. Comunque la Sanitana, sentire, ora vi voglio fare una piccola anticipazione. La Sanitana, vabbè, no raga, non vi voglio dire un bel niente, perché potrei fare un video domani di parlarvi del calcio mercato. Infatti tenetevi pronti, chi non l'ha fatto rompete quella campana che c'è qui sotto. Se siete iscritti, prima iscrivetevi, poi attivate la campana e rompetela. Così dovete fare, rompete la campana, così rompete. Vabbè, comunque stavo scherzando, rompete veramente la campana. Blum, blum, vabbè. Comunque, mettete la campana, se vi è piaciuto lasciate like, se non vi è piaciuto lasciate dislike, però spero che vi piaccia. Però raga, mi dispiace che non supportate più questi video, cercate di supportarli per me, per favore. Noi ci vediamo per un prossimo video. Bella! Mi raccomando, spaccate così!